questa quinta domenica di Quaresima abbiamo un messaggio forte e chiaro, incentrato sul tema della vita, o meglio di Gesù che dona vita. Il tema centrale è illuminato dal brano del Vangelo, La risurrezione di Lazzaro, quel brano che insieme agli altri grandi brani che abbiamo già ascoltato nelle domeniche precedenti illuminava il cammino dei catecumeni. Ed è certamente questo brano un brano che innanzitutto proclama la grandezza del Dio di Gesù Cristo, il Dio della vita, il Dio quindi che unico può sconfiggere anche la morte fisica. E questo sarà uno dei grandi segni del trionfo e della novità della risurrezione. Però, se ci pensiamo bene, se questa proposta veniva fatta anche ai catecumeni, non era soltanto per dire loro la centralità e l'importanza di Gesù Cristo, ma anche per consegnar loro un messaggio importante sulla vita e sulla morte, non soltanto quella biologica, ma quella che tocca anche l'esistenza di tutti i giorni, la nostra esistenza, il nostro cammino. L'invito di questa domenica è a guardare al Signore come colui che ci può davvero dare vita, nel senso più alto e più bello del termine, dare vita alla nostra vita, condurci cioè a viverla con quel gusto che solo ci può permettere di goderla questa vita. Lazzaro era un buon uomo, certo, ed è stato recuperato alla vita. E la sua nuova vita, in qualche modo, è una vita liberata. Gesù dice a Lazzaro, che era prigioniero delle bende che tradizionalmente venivano, con cui venivano avvolti i corpi defunti, ma gli viene detto liberatelo e lasciatelo andare, liberatelo. Questa è la vita nuova che il Signore ci vuole offrire a noi qui oggi, una vita libera. Libera da quelle catene che il peccato mette al nostro cuore, alla nostra vita. Libera da quelle illusioni che troppo spesso affollano la nostra mente e quindi ottenebrano il nostro cuore. Libera dalla mancanza di consapevolezza degli sbagli che facciamo e quindi del bisogno che abbiamo di essere liberati, di essere lasciati andare, di permetterci cioè di camminare con passo svelto nella nostra vita. Allora, anche in questa domenica, ritorniamo al Signore. Lui è davvero il liberatore. Lui è davvero colui che rompe le catene del nostro peccato. Lui è l'unico che, sciogliendoci da questo, ci può donare davvero una vita nuova, una vita buona, una vita degna.